cosa più bella è stata aver incontrato Maradona. Più che parlare del match in cui ha strapazzato Murray per 6-4-6-2, Roger Federer preferisce parlare di ciò che è successo dopo il match di ieri alle ATP World Tour Finals, il Masters maschile in corso a Londra, quando ha avuto la chance di stringere la mano di Dio, quella del dio del calcio che mise KO gli inglesi ai mondiali dell'86. «Sono un grande appassionato di calcio, così come lui lo è del tennis», racconta Federer. «Eravamo tutti e due emozionati». Tornando al tennis, gli spettatori britannici erano fiduciosi perché Murray è uno dei pochi tennisti a poter vantare un bilancio positivo nei confronti di Roger. Ma lo scozzese ha perso in appena un'ora e un quarto di gioco. Federer, infatti, è stato semplicemente perfetto e ora punta a realizzare il pochirissimo, eguagliando così il primato di Lendl e Sampras, con 5 vittorie ai Masters. «Pensavo sarebbe stata più dura», ha commentato lo svizzero, «perché per Andy giocare a Londra era un grosso stimolo. Mi ha sorpreso soprattutto il numero degli errori che ha fatto, ma deve lasciarsi tutto ciò alle spalle e concentrarsi sul prossimo incontro, in cui può fare molto bene».